Giovedì 14 luglio 2022 sono le 21:02 su Camerata Web TV. Buonasera a tutti da Andrea. Siamo pronti, prontissimi per una serata dedicata all'horror. Serata impegnativa, direi, per cui chiamo subito i rinforzi. A condurre con me ci sarà la nostra Pamela Luidelli. Eccola a voi. Ciao Buonasera. Pamela, benvenuta, come ti senti? Guarda, io ho le mani sudate e sono agitatissima, tu invece? Allora, buonasera a tutti, Anna e a tutti quelli che ci stanno seguendo. Stasera credo che tutto il team di Camerata Web è in fermento. Sarà una serata ricca di sorprese. Sicuramente, allora non perdiamo tempo, la nostra copertina. Horror Zone, gli ospiti Gabriele Farina e Pupi Uggiano. Interverranno Claudio Secci, Gio Cancemi, l'interprete Enza Lopez. Condurranno la serata Pamela Luidelli e Anna Rea. La regia, come sempre, di Claudia Cammarata. Ma adesso facciamo entrare il primo ospite. Ce lo presenti, Pamela? Beh, io devo dirvi, io Anna ti devo confessare una cosa, che il primo ospite che noi conosceremo è talmente poliedrico perché è un giornalista, è uno scrittore, è uno sceneggiatore, poi ci racconterà sicuramente lui un po', tutto di lui, ma devi sapere che Gabriele Farina, lui mi ha fatto praticamente, la recensione del mio primo romanzo, Un caffè per la vittima, e mi ha fatto la Veramente? Sì, e mi ha fatto Quindi vi la pre conoscete? sì, e mi ha fatto la prefazione del mio secondo libro che a breve poi uscirà. E sono emozionatissima, quindi chiamiamo assolutamente Gabriele Farina. Certo. Buonasera, ben trovate. Buonasera Gabriele, siamo tutti emozionate stasera. Non è il caso. Buonasera Gabriele, io leggo sulla tua biografia blogger, scrittore, regista, poeta, in fondo narratore di storie. Ma chi è Gabriele Farina? Sì, alla fine questa è una vecchia tagline della biografia sui social, però è ancora assolutamente attuale perché faccio appunto tante cose, ma alla fine si riconducono a quello, raccontare storie che siano reali quando faccio il giornalista o che siano inventate quando scrivo e sceneggio e faccio cose del genere, ecco. Pamela, tu che lo conosci, Sì, dici qualcosa di più? io avrei mille domande a fare a Gabriele. Anzi, devo dirti, Anna, che io sono anche in debito di due cene con lui per tutti i favori che mi fa in continuazione. E prometto che manterrò la promessa. E io avrei una domanda da farti, Gabriele. Tu sei un giornalista, io ho avuto modo di avere una tua recensione e ho letto tante tue recensioni. Oltre a fare tu le recensioni, dai anche le notizie. E devo dire una cosa, ci sono tanti, ormai tanti giornalisti oggigiorno, ma per essere un buon giornalista, e io ritengo che tu lo sei, che marcia bisogna avere in più oggi? Ma bisogna avere sicuramente la passione, perché se no diventa dura, ma quello penso che sia necessario un po' in qualunque lavoro, e cercare di astenersi un po' dai social, nel senso di trattare i social con un certo distacco, perché altrimenti si finisce invischiati in litigi inutili che non portano niente di buono, perché come sapete ormai da diversi anni la professione del giornalista è spesso vista insomma non benissimo da alcune fette della popolazione, quindi bisogna un po' difendersi da questa situazione. Ci si difende cercando appunto di fare il lavoro nel migliore dei modi, semplicemente. Gabriele, scusa, per fare il giornalista secondo te ci vuole tanto coraggio oggi?
Ma no, non credo. Ripeto, è un lavoro, sicuramente un lavoro importante che ha delle responsabilità, ma come tanti altri lavori e molti sicuramente più del giornalista. Coraggio non particolarmente, a meno che ovviamente, ma quello è un discorso a parte, non sia un inviato in zone difficili del mondo, che purtroppo in questo periodo sono parecchie, ecco. Io il coraggio lo intendo anche nel mettere a nudo la verità, cercare di tirare fuori quello che è l'oggettività della notizia. Però quello è la base del lavoro, quindi non lo riterrei una dimostrazione di coraggio, nel senso, se non si fa quello, se non si va a cercare la verità di quello che si sta raccontando, e allora crolla tutto il castello. Anna, io avrei ancora una Sì. domanda da fare a Gabriele. Prego. Gabriele, tu fai tante, tante cose, come abbiamo detto prima, sei un blogger, uno scrittore, uno sceneggiatore, ma qual è la tua giornata tipo? Perché con tutte le cose che fai sono proprio curiosa. Ma allora, il mestiere è quello del giornalista, quindi lavorare sul giornale, che è il Quotidiano Piemontese, è un lavoro molto online, quindi spesso posso lavorare da casa. E tutto il resto va, no, non è nella giornata tipo, ma sì, diciamo che è nella settimana tipo, quindi va a spalmarsi nel corso della settimana e a ritagliarsi gli spazi che servono, che ovviamente però hanno bisogno di un certo numero di ore non indifferente, quindi c'è bisogno che questi spazi siano comunque importanti come numero di ore, come tempo. Però, insomma, la giornata tipo è quella del giornalista, sicuramente. Leggo anche poeta. Qual è il tuo rapporto con la poesia? In realtà sono tanti anni che non scrivo più niente. C'è stato un periodo, dal punto di vista di poesia, che io poi non definivo neanche poesia, definivo parole, perché erano dei versi non in rima, erano pa parole sparse. Mi è rimasto quel nome per esempio, sul mio blog Tradizio Storico, che è solo parole sparse, e proprio per quello, perché erano parole che mettevo lì e buttavo e cercavo di raccogliere in poesia. E la poesia, il mio rapporto, mi capita di leggere quando mi imbatto in poesie, non vado a cercarle, non è difficile che compri qualcosa. Raccolte di poesia, però quando mi ci imbatto, insomma, mi ci perdo volentieri. È un mondo un po' particolare, un mondo ancora più difficile di quello della letteratura, che già ormai è molto limitato come partecipazione, come frequentazione da parte del pubblico, del lettore. La poesia è ancora un po' una nicchia, però ha il suo fascino innegabile, ecco. Certamente. Pamela, ma non abbiamo Enza che ci deve leggere qualcosa? Allora parliamo di un libro. Sì, chiediamo alla nostra gentile regista, come sempre molto, molto disponibile, a far entrare la nostra grandissima Enza Lopez. Siamo un pochettino in ritardo, allora speriamo No. che Enza entri per... Eccola! Eccola, sta arrivando. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie Ciao mille per Enza. essere qua. Sono contentissima, emozionata. Complimenti a Gabriele e Farina, ne sono incantata, emozionata e onorata per avermi dato la possibilità di immergermi nei suoi versi, nel suo racconto meraviglioso. Chiedo scusa, Emozionata. Gabriele, ci puoi introdurre il racconto, il passaggio che ci leggerà Enza? Allora, questo è l'incipit di Nel ventre dell'enigma, che è un libro uscito per Buendia Books, e si tratta di una novelization in realtà, quindi è un racconto tratto dalla sceneggiatura originale del film. E il film è Nel ventre dell'enigma di Puppio Giano, con cui chiacchiererete dopo. E fa parte di questo progetto molto ampio che stiamo sviluppando insieme, di cui avremo modo di parlare. Quindi questa è una fettina di quel progetto ed è l'inizio
del racconto. Pensa a te. Rachele non avrebbe mai immaginato che morire potesse essere così dolce. A dirla tutta, a 20 anni, per una ragazza bella, attiva e piena di vita e di interessi, l'idea di morire non rientrava nemmeno tra le possibilità da mettere in gioco. Ed invece ora trovava lì, in cima a quelle rampe di scale, appoggiata ad una ringhiera, sporca e sdraiata sul pavimento di un pianerottolo ancora più lercio. Lo sguardo ormai annebbiato verso la vetrata, la cui porta chiusa aveva messo definitivamente fine al suo disperato tentativo di fuga. Il sole attraversava il vetro. Vogliamo parlare di quanto sporco era quel vetro? Si rifrangeva nei strani giochi di luce e concludeva il suo percorso posandosi delicatamente sul volto per baciarlo un'ultima volta. La paura era passata, il terrore che aveva accompagnato negli ultimi minuti della sua troppo giovane vita si era placato. In quegli ultimi istanti di vita non sentiva più nemmeno il dolore che la coltellata al ventre, arrivata con una velocità impressionante, le aveva provocato pochi momenti prima. Era rimasto solo un senso di pace assoluta e la sensazione di umido per tutto il sangue che le aveva inzuppato la camicetta bianca. Avrebbe voluto dare uno sguardo per vedere se anche la gonnellina leggera che aveva addosso fosse irrimediabilmente macchiata, ma gli occhi non rispondevano più ai suoi comandi e rimanevano fissi sul vetro sporco. Sentì dei passi trascinarsi lentamente sulla scala, chissà se verso il pianerottolo dove si trovava lei o verso un altro angolo di quella incredibile scuola, e poi non sentì più nulla. Quella mattina Rachele aveva scelto con cura gli abiti da indossare, voleva essere elegante e sensuale per quella giornata importante. In realtà lei voleva sempre essere elegante e sensuale. Le piaceva prendersi cura del suo corpo e mostrarsi al mondo in modo impeccabile. Non che dovesse lavorare molto per ottenere l'obiettivo, la natura le aveva dato un fisico tornito, che lei con allenamenti attenti contribuiva a mantenere scolpito, ed un volto di allineamenti che immancabilmente attiravano l'attenzione di amici e incontri casuali. Scelse una camicetta leggera e bianca, una gonna corta per lasciare spazio alle sue lunghe gambe, e nera per contrastare al primo impatto con la camicetta. Scarpe comode, ma naturalmente con un po' di tacco per sdranciarsi ulteriormente. L'outfit perfetto per la giornata d'esame. Se però nei suoi abiti si sentiva sicura, quell'esame la preoccupava non poco. Non bastava la presenza dei suoi compagni a rassicurarla, certo non aiutava la presenza dei professori e persino del preside. Non si sentiva completamente pronta ad affrontare un esame tanto importante, un esame che non poteva permettersi per nessun'altra ragione al mondo di sbagliare. Arrivò a scuola ed attese i compagni davanti all'ingresso dell'enorme imponente edificio. Anche loro erano tesi e lo potevamo leggere sui volti pallidi e impauriti. Lo vedeva nelle mani che tremavano impercettibilmente e negli abbracci che si scambiarono, cercando di scaricare a vicenda vicendevolmente tutta quella tensione, stringendo i corpi uno contro l'altro, ben più a lungo di quanto erano abituati a fare quando si incontravano in una normale mattina di lezione. Ad accoglierli trovavano il bidello, un personaggio che le aveva fatto sempre una strana impressione, sempre sul filo tra pietà e orrore puro, e non era mai riuscito a capirla completamente, che li accompagnò fino alla loro aula in un silenzio irreale che saturava i lunghi corridoi. Entrarono nell'aula spoglia dove trovavano spazio solo 4 piccoli banchi e una cattedra. Non era l'aula dove facevano normalmente lezione, ma non era molto diversa. Finestre rotte, scritte sui muri, sporcizie ovunque. Rachele cercò di concentrarsi sull'esame, si sedette sul tavolo e attese che entrasse il preside. E nessuno dei suoi compagni disse neanche una parola. Potevano sentire i loro respiri affannati confondersi con quel suo, mischiarsi con l'odore acre che cominciava a inumidire i loro corpi, quel sudore che nasce solo per contrastare il caldo, ma come risposta ad una subdola paura. È un sudore diverso, più amaro, più cattivo, più disturbante per il sistema olfattivo che ci circonda. Poi nell'aula entrò il preside per dare il via all'attesa esame.
fulcro di quella giornata che per la Gele si sarebbe conclusa con una corsa disperata attraverso i corridoi della scuola, col tentativo di nascondersi nelle aule, negli sgabuzzini e nei magazzini. Una giornata che si sarebbe conclusa con il cuore impazzito, con i piedi neri per la sporcizia raccolta dalla fuga, con i vestiti inzuppati di sudore, quel terrore puro che ancora in giardino più basso verso l'inferno rispetto al sudore della paura e sangue. Una giornata che si sarebbe conclusa col suo ultimo respiro e con la morte. La sua ultima giornata su quella terra e in quella scuola che in fondo tanto aveva amato e nella quale tanto risposte e tante speranze. Complimenti. Complimenti. Complimenti, Emilia. Grazie, grazie per aver letto questo brano che appunto riprende l'inizio di questa avventura. Come avete visto, siamo in una scuola molto particolare, succederanno poi un sacco di cose. Abbiamo già visto che abbiamo un primo cadavere, ne seguiranno altri e ci sarà tutta un'avventura molto thriller. È molto piena di suspense, l'ho avvertita leggendo mano a mano e ho sentito proprio la tristezza di questa ragazza che ha visto proprio la morte, concentrandosi sul vetro sporco. Ah, deve essere proprio orribile. L'hai descritto, me l'hai fatto vivere in una maniera straordinaria, quindi complimenti. Ringrazio. Il tempo, vi chiedo scusa, ma il tempo è tiranno. Pamela, a questo punto che cosa prevede la nostra scaletta? La nostra scaletta stavolta prevede una sorpresa per te, Gabriele. Una nostra conoscenza in comune ti manda un messaggio. Chiedo gentilmente alla nostra regista di mandare in onda il video. Un salutone a Gabriele Farina, un amico di vecchia data, un professionista, un grande conoscitore di Torino, del Piemonte, un operatore culturale a 360 gradi, giornalista, scrittore, insomma, chi più ne ha più ne metta. Io non posso fare altro che ringraziarlo, ringraziare questo amico prima di tutto per la fiducia e il bene che vuole a noi del collettivo, ma soprattutto per il bene che fa a Torino e il Piemonte con la divulgazione informativa che quotidianamente porta avanti. E inoltre grazie anche per tutto quello che fai nell'ambito del cinema, per quello che fai anche nella letteratura e per tutto quello che porti avanti, che ormai non si contano più le attività culturali che gestisci. Bene, in bocca al lupo per tutto e congratulazioni, non mollare mai. Parole sagge, vero Anna? Sì, Gabriele, ti è piaciuta la sorpresa? Molto grazie, ringrazio voi, ringrazio Claudio Secci che insomma con cui effettivamente facciamo spesso cose insieme, anche perché lui è un vulcano di progetti e di idee, quindi è sempre pronto a coinvolgere me e tanti altri nelle sue iniziative, soprattutto ovviamente nel mondo della letteratura, che riesce sempre a portare sul territorio in maniera molto viva e continua. Bene, per il momento ci salutiamo e noi parleremo per qualche minuto con il secondo ospite per poi ritrovarci più tardi, va bene? A dopo. Grazie a Gabriele, grazie a Vincenzo, a fra poco. Pamela, si va Anna, avanti. La nostra Anna, scaletta è che cosa meraviglioso. prevede? La nostra scaletta stasera è una serata meravigliosa perché Eh adesso sì. avremo un altro artista che è un musicista e un regista horror, naturalmente. Presentiamo Pupi Ogiano, che sicuramente adesso arriverà. Sta arrivando, arriverà, certo. Eccolo, Ce l'ho qua, arriva poi Pupi Ogiani, Giano, e un artista in eccolo qua. carico, lo aspettiamo. Eccolo, Pupi Ogiano, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie a voi. Siamo un po' emozionati stasera, Pupi Come mai? Ogiano, perché avere un artista come te mette sempre un po' di agitazione, poi soprattutto tu Ma che sei no. molto poliedrico. E avrei una piccola domanda, ma proprio veloce, veloce, Anna, da fare, se permetti. Certo. Stefano Pupi Ogiano, ma poi è Pupi Ogiano. Perché Pupi?
Ma Pupi in realtà è da quando avevo 5 anni, quindi uno può pensare fai cinema, arriva da Pupi Avati. No, nel senso che... infatti quello... Premetto che adoro Pupi Avati, quindi non prendo le distanze. Però questo nomignolo arriva da Paolino Pulici, che era il centroavanti del Torino degli anni 70. Io sono di Fede Granata, quindi... quando ero piccolo mi hanno affibbiato, giocavo a pallone, mi hanno affibbiato questo, lui era soprannominato Pupi Gol, Paolino Puli, e me lo sono portato avanti fino adesso, cioè fra 2 settimane faccio 50 anni, fate voi quanto Pupi c'è in me. Pupi, pensa che il mio maestro delle scuole elementari era tifoso del Torino e ci faceva imparare a memoria tutta la squadra, i nomi dei componenti della squadra, insomma, del Torino, quindi io conosco benissimo tutti i giocatori del Torino. Di allora. Io sono cresciuto con quel credo lì. Io vorrei farti invece una domanda che riguarda la tua passione per la musica e mi piacerebbe sapere se hai iniziato prima ad ascoltare musica o a guardare cartoni animati quando eri bambino. Ma la musica ha sempre fatto parte, da che ho memoria, ha sempre fatto parte della mia vita, cioè quindi... Io credo che anche durante insomma, la visione dei cartoni animati, quello che mi colpiva erano comunque le canzoni, perché che ricordo sempre con molto affetto, i vari Gigro Bogle, Drake, Mazinga, io quelle le ho tutte stampate bene nel cervello. Ed è una cosa che non mi ha mai abbandonato, la dimensione musicale. Infatti è nata molto prima quella che poi anche lì potrei smentire, nel senso che io a 8 anni ho visto per la prima volta Profondo Rosso di Dario Argento e sta cosa mi ha letteralmente devastato, insomma, il cervello. E quindi sono cresciuto con queste due dimensioni, cioè quella del video e della musica, che poi ho, in età adulta ho sublimato facendo i primi esperimenti, videoclip, cortometraggi, documentari, fino ad arrivare poi a, come ultima spiaggia, il film. Però da che ho memoria sono sempre state cose che sono andate parallelamente, ecco. Non riesco a scinderle le due cose, quindi per me musica e cinema sono assolutamente... come diceva Forrest Gump, cosa diceva? Pane, cos'è? Pane burro. Questa cosa. E quali strumenti musicali hai studiato? Ma io sono un chitarrista. Cioè, iniziai con la batteria, veramente, però la batteria era uno strumento percussivo, non mi permetteva la composizione, cosa che in realtà era la mia... Cioè, il mio punto d'arrivo era scrivere la musica e quindi ho iniziato poi con la chitarra ed è attualmente lo strumento con cui compongo tutto, che siano canzoni o colonne sonore, comunque con la chitarra io butto giù tutte le idee e poi nel caso delle colonne sonore, quando c'è bisogno dell'orchestra, cioè i miei arrangiatori, comunque le idee nascono tutte prima in testa e poi con lo strumento che è comunque la chitarra. E quando ti esibivi come musicista, suonavate i pezzi composti da te? Sempre. Io non sono mai stato uno da cover band, quindi ho sempre cantato e suonato le mie cose. Capitava la cover, però dico, i miei progetti musicali sono sempre stati indirizzati affinché le composizioni fossero originali, ecco, questo sì. Cosa che anche oggi è una mia prerogativa. Ecco. Pamela, a te? Sì, qualche curiosità? Allora, io in verità ho una curiosità un po' morbosa, Pupi, perché io ti ho seguito tutte le cose che fai, sei come musicista, le tue canzoni, io ho iniziato proprio a studiarti bene, a solcherarti, diciamo così. Grazie. Ma una cosa che sarei proprio curiosa di sapere, tu sei un artista, sei un musicista. Io ho sempre pensato che i musicisti iniziano a comporre i loro brani quando sono ispirati, no? Poi invece ho scoperto che poi ci sono alcuni che invece dicono devo comporre, si siedono e attendono e riescono piano piano a comporre.
tu che invece che tipo di artista sei? Io ho una prerogativa, io scrivo ovunque. Stiamo per esempio facendo in questi giorni con Alessandro Benna, che è l'operatore dei miei film, nonché montatore, ma è anche un musicista. Stiamo componendo un brano della prossima colonna sonora del film che stiamo girando in questi giorni, che si chiama Svanirà per sempre, e io questo brano gliel'ho fatto sentire da una registrazione che ho fatto al supermercato mentre facevo la spesa. Quindi per dire, mi è venuto un flash, un'idea musicale, l'ho registrata sul telefonino e noi siamo partiti da quella cosa lì per, e adesso il brano è praticamente finito. Dobbiamo è quasi pronto per essere messo in griglia su una sequenza ed è nato al supermercato, ero in coda, mi è venuta un'idea e l'ho canticchiata così dietro tra il carrello, tra il corridoio della pasta e dei pelati, e è venuto fuori il brano, per esempio. Poi ci sono le volte dove devi scrivere a comando, quello sì, cioè, però non diciamo che l'ispirazione non la puoi controllare, arriva quando arriva, arriva. Cioè, meraviglioso. Spero un giorno di incontrarti al supermercato e vederti lì mentre scrivi o inizi già con non sarebbe così insomma strana la cosa. Sì. Sai, Pupi, noi abbiamo una piccola sorpresa anche per te. Dai. Ma sì, allora, tu devi sapere che noi abbiamo ascoltato un po' le tue canzoni, qualche musica, ci siamo un po' dati da fare. E ce n'era una in particolare, vero Anna? Pioggia, sì. Pioggia acida, che a noi è piaciuta come canzone. Acida, sì. Un brano pop del... Sì, sì. 14, 13, sì. Però a noi è piaciuta tanto, talmente tanto, che noi ci siamo permessi di chiedere a un altro artista, scrittore, che collabora addirittura con la nostra collaboratrice, la Betty Tagliati, che salutiamo con grande affetto, abbiamo chiesto, l'abbiamo fatto sentire la tua canzone e gli abbiamo chiesto di reinterpretarla. Ma questa volta è stata reinterpretata né con la chitarra e nemmeno con la batteria. Ma soprattutto una cosa che ci tengo molto, perché a me, io quando l'ho sentita reinterpretata, mi è venuta anche la pelle d'oca, e spero che riesca a trasmettere anche a te questa sensazione. Questo artista, che si chiama Joe Cancemi. Perfetto. E tu devi sapere che noi gliel'abbiamo fatta sentire, lui in 2 ore, senza nessuna traccia, senza nessun, ha tirato giù le note. E quindi devo fargli veramente i miei complimenti. Bello, sì. Sei curioso, vero? La vuoi sentire? Sì, certo. Sì. Quindi chiediamo alla nostra fantastica regista di mandare in onda il video. Joe Cancemi. Sì. Siamo orgogliose. Siamo davvero orgogliose. Thank you.
Credo che meriti un applauso. Assolutamente sì, bravissimo Giovancelli, bravo, bravissimo. Grazie. È piaciuto la sorpresa, grazie mille. Tutti. Sì, molto, sì. E anche per la scelta del brano, che non è così ovvio sì. Per chi mi conosce, perché un brano pop è rifatto col pianoforte e ti fa proprio capire la magia della musica, cioè come si possono reinterpretare delle cose che molto lontane, capito? Cioè sì, un brano. Io ho tanti brani fatti col pianoforte perché mi piace molto, soprattutto nella colonna sonora lo uso parecchio. Ma Pioggia acida fatta col pianoforte è una chicca, mica da ridere. Grazie. A me è venuta la pelle d'oca, non so a voi, ma proprio. Tra l'altro è molto piacevole fatta col piano. Sì. Ovviamente anche la tua canzone è stata bellissima e complimenti a tutti, a voi due, insomma, due grandi artisti, vero Anna? Grazie davvero. Bubi, una domanda e poi chiamiamo Gabriele così ricomponiamo la vostra coppia. Sì. Ma da musicista sei salito su palchi importanti? Ma diciamo che... Sì, ho fatto in passato abbiamo fatto tante manifestazioni, qualche palasport, qualche il Palladium di Roma, mi ricordo, il palasport di Torino. Cioè abbiamo fatto tanti concerti che sono la cosiddetta gavetta, hai capito? Perché tu nasci nei gruppi di base e il gruppo di base dalla cantina si crea poi un suo destino, hai capito? Chi riesce ad andare oltre e chi invece si ferma lì alla cantina poi diventa il pub e hai quel tuo universo, hai capito? Io invece dopo con la band ho iniziato a, non è che mi stava stretta, però portare in giro una band si ha la prerogativa di essere dove non c'è uno che tira, cioè sono tutti quanti, noi eravamo in cinque, voglio dire, ce la giocavamo così. E io avevo troppo l'anima da cantautore, capito? E quindi poi mi sono creato una band che mi seguiva sul mio repertorio e quindi ero io davanti, insomma, a prendere tutto, gli schiaffi, gli applausi, e loro erano di supporto. Questa cosa, che è una cosa molto di responsabilità, che poi ho riscontrato anche con il cinema, stesso discorso, cioè è vero, il film di Pupi Ogiano, sì, sono quello più attaccabile, ma dietro cioè, ci certo. Siamo una trentina di persone che lavoriamo, quindi ho sempre avuto la prerogativa di essere quello che traina, hai capito? E sta cosa me la sono portata sempre insomma, avanti, quindi dopo 35 anni ti posso dire che ne abbiamo fatte di cose, sia musicali, adesso insomma, prima di arrivare ai film, ti ho detto, documentari, cortometraggi, quindi ne abbiamo viste di posti, di luogo, incontrate persone, questo sì, insomma, ci sarebbe molto da parlarne, insomma. Va bene, allora sarà motivo per rivederci ancora qui su Camerata Web TV. Vabbè, io volete. Direi, Pamela, di sì. Far rientrare anche Gabriele e adesso... In coppia? Nel vivo. Sì. Diciamo nella mia parte preferita, questa seconda sì, parte è quella che... La mia preferita perché abbiamo tante domande ma siamo tanto curiosi di tante cose, vero Anna? E poi c'è la mega sorpresa che siamo un po' in fibrillazione stasera. Assolutamente, eccoli qui insieme, Pamela. Io devo, allora, voi stasera presenterete, ci parlerete del vostro ultimo film, no? Quello che è uscito da poco, che è stato al cinema. Io avevo una domanda, poi Anna sicuramente è tutta molto preparata e farà domande specifiche proprio sul film, proprio su questo film. Io invece sono molto fiduciosa. Io invece sono un po' curiosa di cosa succede dietro le quinte, è una mia prerogativa. I film horror credo che sia uno di quel genere che è difficilissimo da girare. Perché noi quando vediamo un film, noi lo vediamo mai già montato con le musiche, tutta la montatura, le scene state rifatte una marea di volte,
è già una cosa già più complessa. Ma voi, quando avete girato anche questo ultimo film, no? Vi è capitato in una scena, magari proprio dove dovevate trasmettere quella suspense, no? Poi ovviamente senza musica, senza niente, ad un certo punto invece avete iniziato a ridere. Vi è capitato una scena che voi pensavate, adesso la facciamo tutta bene inquadrata, eh? E poi a un certo punto, mentre la state girando, scoppiate a ridere. Vi è capitato? Diciamo che quella è lo scoppiare a ridere, comunque il drammatizzare è la cosa, insomma, è la situazione normale. È il contrario che quando siamo troppo seriosi, che è lo strano. Ah. Il contrario. C'è un grande divertimento girare il film così. Perché sono, sembra che queste cose sono è una dimensione che è troppo distante dalla realtà, hai capito? Cosa che invece poi non è, perché se uno poi, basta che guarda, poi lui, vabbè, lui facendo giornalista lo sa meglio di tutti, basta leggere il giornale, ascoltare il telegiornale, insomma, le brutture sono all'ordine del giorno. Però quando fai i film legati al cinema della paura, è come se avessi una, fossi dentro una bolla, come se queste cose non ti toccassero, e quindi rimane il divertimento di giocare con lo spavento, col sangue finto, con tutto quello che è l'armamentario della realizzazione. Insomma, ecco, vedi, vedo una foto là sopra che è emblematica. Poi si diventa anche molto bambini, cioè facendo lì, capito, lì siamo nel secondo film, dove appunto l'attrice Giorgia Lo Russo è stata un po' graffiata in faccia. Poi gli attori amano moltissimo essere torturati. Bravo. Sul set, quindi vogliono sempre più sangue, più squarci, più cose. Alcuni ti dicono, non vogliono, ci rimangono male. Alcuni ti dicono, basta così oggi? Non lo so io. Di così non potevamo. No, c'è un grande divertimento, quello sicuro. È bello immaginare, quando si guarda un film horror, no? Vedi tutte queste scene, poi invece dietro si riesce anche a ridere, no? Riuscire a sorridere. Poi, sì, ovviamente, diciamo che noi l'abbiamo ambientato così, perché io ho frequentato tanti set, invece ci sono alcuni set che sono molto seriosi, molto, dove proprio c'è questa cappa, hai capito, sì, che ti porta avanti, e lì non si parla di professionalità, lì si parla proprio come tu imposti il modo di lavorare, capito? Noi abbiamo questa dimensione molto 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 giocosa. Sì. Forse bello, perché però ci siamo da tanti anni, e chi viene, i nuovi, perché ogni film comunque si aggiungono quelle 10-15 persone che non ti conoscono, che noi prendiamo scegliendo dai casting, e si ambientano subito. Cioè dopo 2 giorni sono come te, capito? Insomma, come posso usare, mi verrebbe da dire una parola non troppo, insomma, elegante, però sono un po' cazzoni come noi. Un sinonimo non mi veniva, cioè, perfetto, hanno quella cosa lì, capito? Diventano la leggerezza aiuta parecchio, perché ovviamente sono capitate anche a noi giornate in cui magari le cose non escono bene, ci si allunga troppo, perché poi abbiamo dei tempi molto che devono essere rispettati. Vero. E se capitano queste giornate con un clima un po' teso, perché l'attore non riesce a fare la cosa, la macchina si rompe un pezzo della macchina, quindi ci sono dei problemi, se il clima diventa più teso la giornata diventa difficile. Se invece si riesce a tenere quel clima un po' più leggero, si arriva a fine giornata comunque, perché comunque il risultato, specialmente nei nostri film, che insomma sono film con un budget insomma decisamente contenuto, non siamo produzioni, hai capito, che possiamo permetterci la luna o che ne so 4 mesi di riprese, quindi devi portare a casa risultati, devi ottimizzare tutto. Sì. E secondo me l'ambiente, l'atmosfera sono fondamentali affinché questa cosa, insomma, venga svolta nei migliori. Gabriele, mi colpisce molto il vostro affiatamento, ma come vi siete incontrati? Come avete iniziato a collaborare? Vai, Gabri. Tutta colpa di Dario Argento. Ah. Sì, perché
Pupi ha iniziato e io poi mi sono associato a realizzare un tour per Torino sulle location dei film girati da Dario Argento. E ormai 10-11 anni fa, io avevo partecipato al primo, poi sono entrato nell'organizzazione, adesso lo portiamo avanti noi due da alcuni anni. Quest'anno addirittura, siccome sono gli 80 anni di Dario, 50 anni di cinema, ne faremo due, uno l'abbiamo già fatto, un altro lo faremo in collaborazione con il Museo del Cinema, quindi la cosa è cresciuta anche oltre quello che avevamo pronosticato. E da lì ci siamo conosciuti in questo modo e poi sì, abbiamo trovato diversi aspetti, interessi culturali comune fino ad arrivare a realizzare questi per ora 5 di 6 film. Infatti qua vediamo una foto con Dario Argento, vero Pupi? Questa è una tua foto. Quella è una foto antica, quella c'ha 30 anni, ci avrà. Dario c'aveva ancora i capelli lunghi, 1987! Sì, no, è datata, sì, quella è... insomma, bei tempi. Pamela, Pupi e Gabriele sono qui per presentarci il loro ultimo film. Parlatecene, perché noi siamo curiosissime. Allora, come abbiamo accennato, questo è un progetto in realtà di 6 film. E tutto il buio che c'è intorno è il quarto, noi in realtà siamo già sul set col quinto e sono 6 film che raccontano la visione del cinema di genere, del cinema di paura di Pupi. Infatti i soggetti sono tutti suoi, le sceneggiature sono sue, con me, con Corrado Artale e con Antonio Tentori, che è un grosso nome della sceneggiatura di genere italiana, ha lavorato con Argento, con Fulci, con tanti altri e adesso sta dando una mano a noi e quindi tutto quello che c'è intorno è il quarto capitolo, anche se non si tratta di capitoli, cioè sono film totalmente autoconclusivi, ognuno dei quali approfondisce uno dei generi, quindi La paura trema contro aveva soprattutto riferimenti con la fantascienza, Ancora pochi passi e invece è un horror più puro, Nel ventre dell'enigma, di cui abbiamo letto prima un brano, è più thriller, e Tutto il buio che c'è intorno è più un fantastico, noi l'abbiamo definito una favola nera. E il progetto ha, insomma, ha tante caratteristiche particolari. Intanto prevede sempre l'uscita al cinema, che è una cosa per il cinema indipendente veramente straordinaria. Siamo sempre riusciti a portare tutti e 4 i film finora in anteprima al Cinema Massimo di Torino. Poi prevede l'uscita del DVD con un Movies, che è il focus della faccenda, perché sono film nati per uscire in un video, quindi si trovano nel catalogo Home Movies. Ci sono le novelization, grazie a Buendia Books, che è una casa editrice molto giovane di Torino, che ha sposato il progetto, e quindi per ogni film c'è anche il racconto, scritto o da me o da Corrado Artale. C'è il CD con la colonna sonora di ogni film, perché come avete detto Pupi compone anche la colonna sonora, e c'è ancora una caratteristica particolare che la lascio dire a lui se la ricorda, lui, ho già detto Pupi, no? quella dei titoli. Praticamente i 6 film comporranno una frase enigmatica, perché se avete notato, La paura trema contro, 2 punti, Ancora pochi passi, Nel ventre dell'enigma e Tutto il buio che c'è intorno svanirà per sempre, ... con l'ultimo titolo, che chiuderà il concetto di cos'è per noi, cioè per me, la paura trema, che ti trema contro. Quindi sono 6 film autoconclusivi, ma visti uno dopo l'altro, alla fine avranno una forza molto più, insomma, più interessante, più... E quindi La paura trema contro è il primo titolo, ma è anche il concetto sul quale ruotano poi i 6 film. Quindi questo vedremo fra pochissimo il trailer, però è possibile raccontare la trama? Sì. Allora, tutto quello che c'è intorno... Guarda, leggila. Guarda, questo se è il volete DVD. La leggo io. Se volete... Il DVD. Si vede, sì.
No, ma ve la racconto, ve la racconto. Abbiamo una famiglia, 4 fratelli che vivono in una casa che sembra assediata da un pericolo esterno, quindi loro cercano di proteggersi in questa casa. In questa casa vive anche un antico padre che è praticamente malato, comunque lo troviamo a letto, si muove poco da questo letto, e man mano che finiamo avanti ci sono dei personaggi che cercano di entrare in questa casa, di proporre delle cose a questi fratelli che reagiscono maluccio, diciamo, a questi interventi dall'esterno. E pian piano bisognerà capire cosa c'è dietro, chi sono questi personaggi, perché si sentono minacciati, cosa c'è fuori, qual è il pericolo. Insomma, ci sono tante cosine da scoprire, come negli altri film. C'è sempre un mistero da risolvere, che poi spesso è lontano, non c'è da capire, non c'è un assassino da scoprire sostanzialmente, o meglio, può anche esserci l'assassino da scoprire, ma poi il significato reale è sempre molto più ampio e più contorto. È da cercare altrove, ecco. Sì. Ecco. E adesso dal quarto, quinto e sesto film, i film iniziano a entrare uno dentro l'altro. Già nel quarto film ci sono montate delle sequenze che arrivano dagli altri tre. Perché non resta altro che guardarli questi film. Infatti, è vero, la cosa più difficile era quella, arrivare fino a questo punto, incuriosire e prendere lo spettatore, perché la cosa difficile è sempre quella, agganciare, nel caso di un libro, agganciare il lettore, nel film agganciare lo spettatore, perché adesso con questi chiari di luna l'offerta è talmente ampia che uno dopo 10 minuti, se il film non ti piace, skippi e vai a quello dopo, con queste piattaforme, tutto gratis, tutto, hai capito? Quindi noi abbiamo dovuto, insomma, creare in questi film un'onda che ti poteva, nella visione, durante, incuriosirti ad andare avanti. E arrivare al quarto film, devo dire che molti hanno iniziato anche a fammi vedere gli altri, perché arrivi al punto da dici no, ma adesso voglio sapere di più. E quindi il gioco sta iniziando a funzionare bene. Ecco, questo è. E allora vediamo il trailer. Sì. Di nuovo. Raccontami. Dobbiamo superarla questa situazione. Allora andiamo a dare un'occhiata fuori. Thank you.
Incuriosisce molto, è vero Anna? Decisamente. Allora lo vedremo, eh? Sì, 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 assolutamente. E avete intravisto nel trailer un gruppo di attori che sono davvero, davvero notevoli. I quattro fratelli sono Tita Giunta, Manuela Marascio, Maurizio Carlini e Anna Panero. Probabilmente avete riconosciuto Diego Casale, che è il padre di questa famigliola. E intorno a loro ci sono anche un altro gruppo di attori tra già affermati e alcuni nuovi che abbiamo scoperto facendo dei casting semplici tradizionalmente, e quindi insomma ci sono anche delle prove di attori e niente male. La parola casting mi ha incuriosito un attimo, mi è balenato qualcosa in testa. Allora forse è il momento di fargli entrare Enza, giusto? Sì, giusto, chiediamo gentilmente alla nostra, regista, fargli entrare la nostra Enza. Enza, sei pronta? Sì. Ho già ride lei. Per la regista Pamela, adesso la nostra regista per l'interpretazione, già chiedo scusa. Sì, non anticipiamo niente, però chiediamo alla regista di mandare in onda quell'immagine che le abbiamo inviato oggi pomeriggio. Suonerà per sempre, cioè il casting, perché voi avete fatto un casting e siete talmente poliedrici che stasera anche tutto il team di Camarata Web, e quando dico tutto il team anche la regista, eravamo un po' gelosi e allora abbiamo pensato di fare anche noi un casting horror, più o meno. Ma... Mi vedo preoccupati! Sì, incuriositi. Ovviamente noi abbiamo cercato di fare un horror tendenzialmente ironico, però non si sa mai che magari se siamo così brave magari ci tenete in considerazione per un prossimo provino. Ma sicuramente vi posso dire che dopo i video che andranno in onda, tutto il team di Camarata Web domani non uscirà di casa dalla vergogna. Siete curiosi? Eh sì, vediamo. Noi tantissimo, perché vorremmo vedere proprio le vostre facce. Un po' mi vergogno, mi viene voglia di coprirmi gli occhi. Quindi chiedo alla nostra bravissima regista, che abbiamo coinvolto anche lei in questa pazzia, di far andare in onda la prima parte di un video. Thank you.
Come vi è sembrato? Brave, brave, molto simpatico. C'è del professionismo, divertente, divertente. Bravo. Credo che noi ci siamo emozionate tantissimo nel girare, ci siamo divertiti tantissimo, quindi immaginiamo voi quando girate davvero un film horror. È quella la cosa, cioè... Ovvio che c'è una dimensione diversa, però il succo è poi quello. Sì, sì. Stai facendo una cosa che è assolutamente, come dicevo prima, cioè, lontano da quello che, insomma, che puoi anche solo auspicare, anche se poi capita di incontrare appunto nella cronaca nera degli avvenimenti del genere, però giocare con insomma entrare in quel mondo lì che tanto ci attira, perché comunque la paura cos'è, l'horror è un sentimento necessario senza il quale non puoi vivere, cioè nel senso che non, se nessuno avesse paura, se non ci fossero le brutture, tutti vivrebbero insomma diversamente, invece c'è l'ostacolo, capito? Dice no, quello non si fa, quello è meglio non farlo, e quindi c'è un'autoregolamentazione, quindi quando devi farlo per forza facendo un film dici ma no, ma veramente mi devo tagliare la fame, veramente mi devo dai proviamo, e quindi c'è assolutamente un divertimento, Beh, noi... una caratteristica che lo allontana un po' da tutte le altre arti che avrete sperimentato anche semplicemente nel fare il vostro breve video, ore di preparazione per poi girare una scena che dura magari 5 secondi, quindi per fare quel make-up che abbiamo visto nel video si capisce che ci è voluto un tempo sicuramente più lungo di quello che ci è voluto per girare poi la scena in cui aveva bisogno di quel make-up. E poi non è tanto quanto ci metti e come lo fai, capito? Perché delle volte basta anche un movimento di camera, una nota grave sotto, l'interpretazione che l'attore riesce a far uscire, e quindi tu con niente hai fatto comunque una scena che può arrivare a destare insomma delle preoccupazioni allo spettatore, quindi il gioco è dosare tutti questi espedienti. È un'alchimia, cioè poi come la risata, cioè un film comico. Delle volte basta, guardate Mr. Bean, lui non aveva bisogno di dire niente, bastava la faccia. E il cinema della paura è la stessa cosa. Cioè il cinema proprio ti dà quella cosa, un pianto, basta niente per scaturirlo. L'importante è saperlo fare in un certo modo. Questo ovviamente. Vorrei soltanto sottolineare una cosa, Pamela, scusa, che la nostra regista ha illustrato il trailer con dei disegni fatti da lei, li abbiamo visti scorrere, sono disegni della nostra regista Claudia Cammarata, che illustravano il nostro trailer. Le nostre scene, ma che poi abbiamo dovuto modificare. Anna, abbiamo dovuto un po' modificare un po' tutte le scene che c'eravamo preparate per problemi tecnici, e quindi abbiamo dovuto improvvisare in un'altra maniera, però speriamo che... E anche quello capita su un set anche più grosso, regolarmente. Guarda che l'improvvisazione sta alla
15-20% di quello che poi hai, ti sei prefissato. Noi speriamo di avervi fatto sorridere, voi ci fate paura e noi cerchiamo di farvi sorridere. Guarda che sono le cose più belle queste qua, cioè quando c'è umanità, quando ci si sta insieme. Cioè noi facciamo quello che facciamo per un discorso, hai capito? Cioè siamo anche noi una grossa famiglia, cioè abbiamo come credo quello, cioè di fare delle cose per unire, insomma, per essere per la collettività. Poi se arrivano allo spettatore, benvenga. Ben venga. Bene. Noi comunque ti sei divertito, ecco. Noi volevamo chiedervi, credo che anche Anne sia d'accordo con me, anche Enza, e avremmo voluto farvi molte più domande, però purtroppo il tempo è stato tiranno e mettendo un po' tutte queste sorprese non ci hanno permesso di farvi tante altre domande, ma speriamo che tornerete ancora su Camarata Web. Questa volta non faremo casting e ci dedicheremo completamente a voi facendovi tante tante tantissime domande, vero Anna? Vabbè. Certo, bene, a questo punto prima di salutarci vi chiedo un attimo di attenzione perché vorrei parlarvi di due anniversari che ci riguardano, che riguardano Camarata Web TV, perché il nostro format, che è stato ideato dall'artista Claudia Camarata, è diventato nel tempo come una grande famiglia e che si allarga sempre di più. E quindi è con immensa gioia, grande piacere, che faccio gli auguri di buon compleanno al papà della nostra regista Claudia, il signor Cammero Camarata, che ha tagliato il traguardo delle 80 candelina. Il signor Carmelo, ve lo vorrei raccontare così, insomma, biondo con gli occhi azzurri, è nato a Ragalmuto in provincia di Agrigento. Poi si è trasferito per lavoro in Germania, ma un giorno di passaggio in ciociaria ha incontrato una ragazza bionda con gli occhi azzurri, Marianna, e poi sono nati Claudia e Pino. Sono una bellissima famiglia, ve l'assicuro, molto accogliente. E oggi, signor Carmelo, questi sono gli auguri di buon compleanno da parte di tutta Camarata Web TV. E sono per lei. Auguri. Signero, signero, un faccio buone. Ora caso arrivava un pantani. Chiamo a dire no, ti mar risponde. Auguri, complimenti, auguri. Bene, ancora tanti auguri al signor Carmelo. Invece il secondo anniversario, diciamo che mi riguarda personalmente, perché un anno fa, era il 14 luglio 2021, la mia prima intervista su Camarata Web TV. E quasi, che mi sembrò quasi una destinazione, un segno del destino, il fatto del 14 luglio, perché una francesista, una volta era un'insegnante di francese, che debuttava proprio il giorno della festa nazionale francese. E in tutto con la regista abbiamo contato 36 puntate che probabilmente adesso vedrete scorrere sullo schermo. E comunque dopo tanti anni di radio su Arpino Radio 1, ben 15 in tutto, mai avrei pensato di fare la conduttrice TV in una web TV un giorno. È un bel regalo che mi ha fatto la vita, perché sono cambiata, sono maturata e sono ringiovanita.
Per me Cammarata Web TV è una risorsa importante, è un porto sicuro che mi dà veramente grande soddisfazione. Ho rinsaldato la mia ventennale amicizia con Claudia, che è la regista, ho conosciuto persone speciali che sono diventate un pezzo del mio cuore, come Pamela Luidelli, Enza Lopez, la dolcissima e talentuosa Betty Tagliati, e poi chi ha collaborato con me, da Maria Pace, Laria Rossi, Antonio Zifaro, Gita Sciotti, Gio Cancemi, Marcello Monti, che stimo tantissimo, Roberto Mussani. Mi fermo qui e abbraccio veramente e ringrazio tutti gli ospiti che ho avuto il piacere e l'onore di intervistare e tutti i componenti dello staff di Cammarata Web che non ho citato. Grazie di nuovo a tutti e ad Maiora. Bene, adesso è il momento di leggere i messaggi che ci sono arrivati dai nostri telespettatori. Vediamo se ce ne sono e poi ci salutiamo. Esmeralda Martella, in bocca al lupo ragazze per questa nuova entusiasmante esperienza. Grazie Esmeralda, un bacio grandissimo. Max Copertino, buonasera a tutti. Ciao Gabriele. Ciao Max. Milena, buon vissuto, complimenti, grazie, grazie di vero cuore. Maurizio Terenzi, buona serata a tutti ragazzi. Claudio Scarpino, attento Gabriele che si stanno specializzando in sorprese. Abbiamo visto. Sempre Maurizio Terenzi, auguri, grazie. E Max Copertino, ciao pupi. Ciao Max, grazie. Bellissimo. Buonasera a tutti, bellissima puntata, grazie a tutti per avermi ospitato, complimenti a tutti i presenti e complimenti a te Gio. Complimenti, grazie. Il mitico duo, esatto, Gabriele e pupi. Eccoli insieme, sì. Abbiamo finito? Saluti. Saluti. Ah, Roberto Muzzani, complimenti a tutto lo staff, ragazze siete meravigliose, complimenti sinceri anche due simpaticissimi e poi elettrici ospiti. Grazie Roberto. Ciao Roberto. Bellissima interpretazione di Gio Cancemi, siamo tutti d'accordo. Bene, e adesso un saluto prima da parte di ciascuno di noi, prima di darci l'arrivederci a un prossimo incontro, di darci la buonanotte. Allora, cominciamo in ordine di apparizione. Gabriele. Un saluto a tutti, vi ringrazio, è stata molto movimentata e divertente la trasmissione, grazie. Pupi. Sì, anche io mi accodo, lo dicevo prima, queste cose sono le cose, cioè sui social bisognerebbe avere più cose di questo genere, cioè che sono quelle che ti insomma più umane, più che toccano più la parte insomma meno pesante del, poi ci si vede della cosa che preferisco, ecco, piuttosto che stare lì a, insomma sulle chat a parlare con uno che magari non incontrerai mai in vita tua. Quindi complimenti e grazie ancora. Grazie a voi. Vincenza. Io sono contentissima, al solito mi sono vista in una veste fantastica. Che dire, io sono sempre la solita egoista che prende il più bello di Cammarata arricchendomi con tantissimi personaggi. Ho imparato che cosa c'è dietro un lavoro di due grandi artisti, cos'è l'arte. Sono emozionata e felice e orgogliosa e vi estramo tutti e siete anche voi la mia famiglia. Ripercorrendo tutte le immagini ho visto che anche io
sono stata partecipe di tutte queste esperienze, io dico grazie e al prossimo horror, se ci riesco. Pamela. Io avrei una cosina da dire, cerco di essere il più breve possibile. Innanzitutto io voglio ringraziare i nostri ospiti, Gabriele e Pupi. Ci avete portato una grande simpatia, la vostra umiltà ci ha davvero colpite, perché è sempre bello incontrare persone come voi che hanno accettato anche questi piccoli scherzi, queste piccole cose fatte da noi, e per noi è stata un'emozione, ma soprattutto perché voi siete davvero dei grandi artisti e spero davvero di potervi rivedere ancora qui a Camarata Web e di farvi veramente tante tantissime domande, perché in verità noi ci eravamo preparati, voi non immaginate, ma fogli fogli con domande, perché eravamo troppo curiosi, ma ci vuole, mi sa, anche più di un'altra puntata. E un'ultima cosa, Anna, se mi permetti, io vorrei dire una cosa un po' particolare. Questo per me, per te è stato il tuo anniversario, per me fra poco arriverà l'anniversario con Camarata Web, e è stato un anno molto impegnativo, bellissimo, però purtroppo è stato anche un anno che io ho avuto molti problemi di salute, veramente tanti, soprattutto negli ultimi tempi, e io devo dire, e lo ripeto in continuazione, che Camarata Web per me non è più, è più di una famiglia, perché ormai ci siamo, c'è oltre a una collaborazione, e voi dovete sapere, anzi io vi ringrazio, perché in quest'ultimo periodo so che voi vi siete preoccupate tantissimo per me e mi dispiace di questo. E una cosa che ci sono tante cose che mi hanno colpito di voi ragazze, una è stata di Claudia, che io devo dire che fino all'ultimo non sapevo proprio se riuscivo a essere presente questa sera, e qualche giorno fa, quando ero un po' in titubanza, la nostra regista Claudia, che io ho una grande stima per lei, mi ha detto non ce la fai, non la facciamo la puntata, la rimandiamo, però tu ci devi essere, e quindi credo che queste sono delle cose bellissime. A Enza, che nel momento che io sono stata tante volte male, ma poi neanche nell'ultimo tempo, è sempre riuscita con la sua dolcezza, con la sua simpatia, a farmi ridere anche quando stavo malissimo. E poi c'è Anna, che dopo tante videochiamate, telefonate, messaggi ogni giorno per sapere come stavo, beh, insomma, siete tutte come delle sorelle acquisite, e quindi io vi ringrazio, e ovviamente ringrazio mio marito, quel santo uomo di mio marito che voi conoscete dietro le quinte, che non mi molla mai e mi sta sempre accanto e mi sprona sempre ad andare avanti, e soprattutto poi un grazie infinite a tutti i telespettatori, che ogni volta siete sempre più numerosi, e noi, tutto il team di Camarata Web, vi ringraziamo infinitamente. Grazie. Bene, non c'è nulla da aggiungere, ringrazio la nostra regista Claudia Camarata, di nuovo grazie agli ospiti Pupi, Oggiano, Gabriele, Farina, ai telespettatori che ci hanno seguiti e che ci seguiranno, e buonanotte e buon proseguimento di serata.